tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglietta che ho deciso di chiamare Night. Per poterla realizzare ho utilizzato un nuovissimo filato della Mystico Filati che mi è arrivato quest'estate, che io trovo fantastico, è leggero, è luminoso. Sto parlando del Cotton Light, che è questo buonissimo gomitolo da 50 grammi che misura 185 metri, quindi un ottimo metraggio, ed è formato dal 70% di prima cotton e 30% di viscosa effetto seta. E infatti guardate, è veramente morbidissima, io la adoro, è fantastica. Allora, per poter realizzare questa maglietta, che è una taglia S, però come vedete mi va larga, io ho utilizzato solamente 200 grammi lavorando con l'uncinetto il numero 4. Voglio farvi vedere anche altri colori presenti tutti sul sito, ce ne sono veramente tantissimi, uno più bello dell'altro, guardate che meraviglia, spettacolare. Dicevo, uno più bello dell'altro. Per quanto riguarda il quantitativo per le altre taglie, vi dico già che per una taglia M io vi direi che in realtà 200 grammi bastano. Questo perché io dei miei 200 grammi l'ultimo gomitolo ne ho utilizzato veramente poco, mi è servito per fare soprattutto solo qualche giro della parte dietro. Quindi se voi volete farla uguale alla mia, taglia M 200 grammi vanno bene, ma se volete farla un po' più lunga, se la volete fare un po' più larga, in questo caso vi consiglio 250 grammi. Taglia L invece 250 grammi. Naturalmente, se volete trasformarla in un vestito, in questo caso vi consiglio di prendere sempre 50, se non addirittura 100 grammi in più. Per quanto riguarda la lavorazione, semplicissima. È un giro che va sempre ripetuto, molto bello, molto facile da fare. Si lavora in tondo partendo dal sotto. Una volta arrivata alla parte di sopra, si divide la parte dietro dalla parte avanti, si lavora da destra verso sinistra per la parte avanti per alcuni giri e poi si vanno a creare delle micro spalline. Quindi non quelle lunghe che abbiamo fatto ultimamente, ma un po' più corte, mentre per quanto riguarda la parte dietro è lavorata tutta di un pezzo. Una volta fatto questo, si cuciono le maniche e la nostra maglietta è pronta. Quindi, come sempre, è un progetto molto veloce, molto facile da fare, molto rapido. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il nuovissimo filato estivo della Mystico Filate che si chiama Cotton Light. Il colore che ho deciso di utilizzare è questo, che è il grigio, che è il colore 16. Però guardate qui che meraviglia di colori, sono uno più bello dell'altro, uno più luminoso dell'altro. Per quanto riguarda invece l'uncinetto, lavorerò con l'uncinetto numero 4. Ora naturalmente io qui vi farò vedere soltanto un piccolo campioncino, ma vi dico già che io nella lavorazione vera e propria monterò 100, ho montato 100 56 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12, quindi mi raccomando, questa volta per una taglia M vi consiglio di mettere massimo due motivi in più, per una taglia L di mettere massimo tre motivi in più, proprio perché abbiamo 12 catenelle, quindi già con un motivo la lavorazione si allarga tantissimo. Un'altra cosa che vi consiglio è di fare le catenelle con uncinetto del 4,5, in modo tale che sotto la lavorazione non vi tiri con le catenelle. Poi potete iniziare a lavorare come farò io con il numero 4. Quindi ripeto, io ho montato 153 catenelle e la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 12. Anche la lavorazione che andiamo a fare è semplicissima perché è un giro che va sempre ripetuto. Quindi iniziamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendiamo il filo, rientriamo nella stessa catenella e andiamo a fare altre 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Salto 3 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella
catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 3 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo si entra nella quarta catenella e si vanno a fare 4 maglie alte, quindi una, scusate, mi tiro un po' il filo, 2, 3 e 4. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 3 catenelle, si ricomincia da capo, quindi di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e di nuovo da fare 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi devo fare questo per tutto, chiamiamolo giro base, perché quello che andremo a fare dopo è il giro che va sempre ripetuto. Quindi sto terminando il nostro giro base, scusate, questo è il filo che scoccia sempre, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima per chiudere la lavorazione. Quindi questo che andremo a fare è il giro che va sempre ripetuto. Andiamo a fare quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo dentro la stessa maglia alta e andiamo a fare altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, per un totale quindi di 4 maglie alte. Prendiamo il filo, saltiamo tutto, quindi saltiamo le altre maglie alte, andiamo nel gruppo di 4 maglie alte successive e andiamo direttamente sopra l'ultima maglia alta e di nuovo andiamo a fare le nostre 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Catenella di separazione, andiamo nell'archetto di una catenella del ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi si va sulla prima delle nostre 4 maglie alte e si vanno a fare 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Si prende il filo, si salta tutto, si va direttamente nel secondo gruppo, nell'ultima maglia alta, e si vanno a fare le nostre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Catenella di separazione, si va nell'archetto di una catenella del ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio, 1 maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, ancora una volta insieme, andiamo nella prima maglia alta, andiamo a fare 4 maglie alte, 1, 2, 3
e 4. Andiamo direttamente nell'ultima maglia alta del secondo gruppo e andiamo a fare le nostre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Catenella di separazione, si va nell'archetto di una catenella del ventaglio e si va a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi questa è la nostra lavorazione. Io adesso ve la faccio vedere un attimo meglio perché sto appunto lavorando. Ecco, questo è quello che viene fuori, vedete? E come vedete, potete vedere, si lavora sempre 4 maglie alte sopra la prima maglia alta, 4 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, catenella, ventaglio nel ventaglio, catenelle, si ricomincia. Vedete, io avevo fatto le catenelle con l'uncinetto numero 4, la parte di sotto non mi tira, l'ho fatta leggera, l'ho fatta morbida, però solo questo, ho lavorato con le 4 e mezzo, tutti i giri col 4. Io adesso continuo a lavorare per farvi sapere alla fine quante volte ho ripetuto questo giro prima di arrivare agli scalfi e poi decidiamo come fare la parte in alto della nostra maglia. Allora, io ho lavorato il mio giro per 38 volte, quindi dal basso fino ad arrivare agli scalfi sono ripetuto il giro 38 volte e me come lunghezza va più che bene. A questo punto bisogna mettere i marcatori. Per andare a mettere i marcatori io mi sono andata a contare le mie strisce dei gruppi di 4 maglie alte e ne ho un totale di 13, quindi ne ho messe 6 dietro e 7 avanti, andando a mettere il marcatore subito prima. Ops, scusate, mi sta per sfuggire il filo. Ecco, dicevo, subito prima della mia prima striscia di due gruppi di 4 maglie e poi subito dopo. Adesso io lavorerò sempre lo stesso giro, però non più in giro tutto tondo ma in giro di andata e ritorno. Non cambia assolutamente nulla, vi faccio solo vedere una volta iniziato come andare da quest'altra parte. Lavorerò qualche giro andando da destra verso sinistra e poi lavorerò soltanto, penso, su due strisce per creare le mie spalline. Voglio tipo fare una sorta di canotta, però non so se fare le spalline grandi o spalline piccole per avere uno scollo quadrato invece di quello che abbiamo fatto tipo per la canotta crema. Quindi io naturalmente lavorerò e poi vi farò sapere come sono andata a procedere. Quindi, come dicevo, andiamo a fare il giro, quindi sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo e andiamo a fare altre 3 maglie alte. Quindi la lavorazione procede normalmente come abbiamo sempre lavorato: saltiamo tutto, andiamo direttamente dove abbiamo l'ultima del secondo gruppo di 4 maglie alte, andiamo a fare le nostre 4 maglie alte. Quindi io lavorerò normalmente il giro, vi farò vedere come terminarlo e come si ha, poi si ricomincia. Poi, una volta fatto il davanti e il dietro, vi farò sapere avanti come sono andata alla fine a lavorare. Se ho fatto alla fine delle spalline alte, cioè quindi alte, o delle spalline corte, quindi avendo uno scollo quadrato alla mia maglia. Quindi sto per terminare il giro, devo andare a fare la mia ultima maglia del gruppo di 4. Come vedete qui ho il marcatore, quindi mi giro direttamente e vado a lavorare come abbiamo sempre lavorato, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro sopra la maglia alta e vado a fare altre 3 maglie alte. Quindi davvero semplicissimo e vi ripeto, io adesso farò qualche giro così e poi deciderò appunto le spalline quante farle alte e lavorerò soltanto o su una sola striscia o su due, penso più su due perché comunque ne ho 7, quindi va bene anche su due, ne lascio comunque 3 libere, mentre dietro lavorerò sempre tutto di un pezzo, quindi dietro le spalline non le farò, le farò soltanto sul davanti. Allora, ho fatto un totale alla fine di 12 giri, 5 li ho fatti andando da destra verso sinistra, gli altri 8 invece li ho fatti soltanto sui primi due motivi, sia da questa parte che da quest'altra parte, mentre dietro i 12 motivi li ho fatti tutti sempre da destra verso sinistra e poi sono andata a cucire appunto le mie spalle dietro. In questa maniera, come vedete, mi è venuto comunque lo il collo quadrato, ma un po' più alto rispetto a quello che abbiamo fatto per la canotta, quella crema con il topless. Quindi anche in questo caso la nostra canotta è terminata.